L'errore e il reato è stato disattivarla, non si disattivano le cose che funzionano e tantomeno le cose che sono legate a un collegamento tradizionale come quello delle ferrovie, per cui ogni ferrovia chiusa è una sconfitta per lo Stato. E siccome lo Stato si articola in regioni, il prossimo Presidente della Regione, chiunque sia, deve assumere come sua responsabilità primaria di riattivare le ferrovie chiuse, in particolare quelle che hanno un valore paesaggistico e non soltanto di collegamento materiale, che pure è importante. Quindi sono le ragioni funzionali e le ragioni estetiche. E la politica deve riuscire a capire la responsabilità. Alcuni gesti sono gesti che forse l'impulso induce a compiere, ma sono sbagliati nella sostanza profonda. Quindi c'è un errore di valutazione, c'è stato un errore di valutazione che va riparato. La mozione del Consiglio regionale deve diventare un atto di determinazione della Giunta e un impegno di spesa invece che volto alla quantità di stupidaggini che vengono fatte. Basta fare due rotatorie in meno e riattiviamo la ferrovia. Per quello che mi riguarda non posso che essere compiaciuto che i cittadini abbiano una così perfetta consapevolezza dello Stato da sostituirsi a lui e richiamare dei valori, dei simboli e anche dei modi di vivere, che in questo caso riguardano il rapporto con lo spazio, con la campagna, con la natura, con la montagna, che l'automobile non consente, quindi il treno in ogni caso non è soltanto alternativo oggi con l'alta velocità, ma è alternativo anche con l'alta bellezza che consente rispetto a chi usa invece le automobili. Per cui è un atto di determinazione politica che deve essere fatto e non soltanto un auspicio.